Buongiorno a tutti da Out of Beat e da Tony Sauffa. Oggi andiamo a recensire una ROM veramente particolare. È un porting del Google Oreo, in particolare per un porting del Pixel XL, Pixel 2 XL. Andiamo a vedere i dettagli delle informazioni del telefono. Come vedete, Pixel 2 XL ovviamente. Questo non fa testo, la versione Android è 8.1.0, però è su base ovviamente Nougat, quindi non ci vuole niente a cambiare queste impostazioni qui, non è affatto difficile. Detto questo, c'è da parte dello sviluppatore il tentativo di portare una ROM simil stock, quindi simil Android stock, e portare il prima possibile sul Samsung Galaxy Note 8 un po' di Oreo. Devo dire che l'esperimento è riuscito perché comunque è molto 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 bello e come vedete la ROM è molto stock. Adesso andiamo a vedere il lock screen. Vedete il lock screen stile Google e in particolare Oreo. Tutte le applicazioni sono state portate in questa ROM. Detto questo, andrei a vedere un attimino i dettagli, quindi vado in foto, poi reintrodurrò il giudizio delle ROM. Allora, questo è il thread su XDA della Time and ROM. Quali sono le caratteristiche? C'è l'ultimo firmware per il Note 8, quindi è su base Samsung, tutte le applicazioni Oreo per Pixel 2, i suoni Pixel, i widget di Pixel, così come le animazioni, c'è il wizard tipico delle ROM AOSP, la possibilità di scegliere la tastiera nella ROM installer, così come il dual speaker, l'EmoJoy di iOS. È molto deblottata, infatti andremo a vedere che ha pochissime app, anche se ha quelle Samsung essenziali, tipo quelle della S Pen che vi faccio vedere direttamente adesso. Qualche bughettino ce l'ha perché ho provato a fare la scrittura a schermo, ma non me la prende, quindi non riesco a capire perché. Probabilmente è un bug che andrà a risolvere velocemente. Ovviamente Play Store e quant'altro sono state pixelizzate, dice qui, il GPS fissato, lock screen OSP l'abbiamo visto, Oreo System UI, in particolare la barra delle notifiche, è su stile Oreo. Poi che cosa abbiamo? La Pixel Navbar che non sono riuscito a trovare, sinceramente, anche perché ho la Navbar classica. Live wallpaper di Oreo, il launcher di Pixel XL, ma io, secondo me ancora non è stato effettuato un porting completo di questo. La possibilità di scegliere se usare Super User o Magisk in fase di ROM installer, di base il Notorious Kernel. L'animazione di avvio di Pixel, OnePlus 5 Weather App, lo andiamo a vedere, e more. Allora, andiamo a vedere in pratica, vedete, questa è la fase di installazione della ROM, è su base AOSP e quindi in particolare Pixel, molto Google. Queste sono le applicazioni che troverete una volta installate la ROM, quindi in pratica sono quelle base base base, tranne un paio di applicazioni che è Floatify, in questo caso Floatify, Material Cuts che adesso andiamo a vedere, il Meteo di OnePlus e Pixel Icon che comunque andiamo a vedere. Allora, queste sono ovviamente. Io ho installato qualche altra applicazione e ho fatto qualche aggiornamento. Vorrei andare subito a vedere quelle che sono le applicazioni, diciamo, i porting. Quindi abbiamo la calcolatrice, c'è anche la calcolatrice Samsung, il calendario, poi i contatti, vedete? Google Drive, Duo, Floatify. Allora, Floatify qui permette di personalizzare il tipo di messaggio pop-up che arriva sia nella lock screen. Ovviamente questa è la versione base, poi se vi piace potete prendere quella a pagamento. Le zap, quindi che tipo di zap ottenere, con la priorità, il tipo di ombra.
tanti altri cazzerelli, le notifiche, insomma, la possibilità di personalizzare i messaggini fluttuanti. Poi andiamo avanti, l'applicazione foto di base, che è quella di Google. Google, nulla di particolare. Le impostazioni l'abbiamo visto, internet l'ho messo io, Magisk, lo conosciamo tutti quanti. Poi abbiamo Material NS, qui non so, non conosco il nome completo dell'applicazione, però fa parte sempre dello stesso pacchetto di applicazioni per personalizzare il pannello delle notifiche, quindi che stile avere. Se avere il pannello scuro, vedete qui in questo caso è uscito scuro. E poi andarlo a personalizzare comunque come meglio credete. La griglia delle colonne ovviamente è la versione Pro. Quindi questo ci permette di personalizzare la barra delle notifiche. Andiamo avanti, i messaggi tipici di Android Stock, il meteo, ok, questo è ripreso paro paro da OnePlus, l'orologio stile ASP, quindi per gli amanti di queste ROM, il telefono ve lo faccio vedere comunque, il dialer, e Pixel Icon Pack in pratica comprende delle icone, alcune sono a pagamento, altre sono gratuite, comunque un pacchetto di icone che potete comunque usare per personalizzare il sistemino. A livello di applicazioni vi ho fatto vedere tutto, qui ovviamente c'è lo swipe per andare nella ricerca Google, vi faccio vedere i widget, qui trovate un po' di widget, ok. Le impostazioni della home, ma sono quelle, non so se sono quelle del launcher base di Pixel, sinceramente lo ignoro. Lo sfondo app non installato, quindi non ho capito come si fa ad impostare il live wallpaper, però probabilmente sarò io imbranato. Tutto funziona quasi perfettamente perché vi ripeto, la S Pen non funzionava la modalità di scrittura a schermo, mentre tutto il resto funzionava. Qui potete ovviamente personalizzare i toggle. Un esercizio stilistico molto molto bello perché è stato veramente fatto molto bene. Una ROM interessantissima. Io andrei direttamente al giudizio. Vi faccio vedere nuovamente le app installate. Ovviamente una fluidità massima perché le applicazioni installate sono veramente poche. Andiamo a dare il giudizio a questa ROM perché adesso reintrodurrò il giudizio. Il mio giudizio delle ROM è una ROM cesso, quindi lasciatela stare, non vale una cicca. È una ROM bella figa, che è sexy, che dovete assolutamente provare. È una ROM, insomma, così così, non è brutta, va provata e va a finire che spogliandola e conoscendola possa diventare questa. ROM livello Brazzers, quindi il non plus ultra, voi capite bene che la ROM livello Brazzers è elevata. Per me questa ROM si posiziona a livello super figa perché comunque va a scoprire un lato del modding che sinceramente su Samsung manca un po' perché le ROM AOSP scarseggiano, i porting che ci sono in pratica inusabili. Questa è una via di mezzo tra Android Stock e Android ultra personalizzato di Samsung. Da Tonissauf è tutto, vi invito a mettere un mi piace sul video se vi è piaciuto e a commentare se vi servono ulteriori informazioni. Ciao a tutti.